succede anche in Italia che lavorando ci siano infortuni sul lavoro e gli infortuni riguardano gli uomini e le donne, come tantissime delle condizioni che noi stiamo raccontando, riguardano comunque i gruppi familiari. Il nostro Michele Gianni nei giorni scorsi ha incontrato sia persone dell'INAIL che dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, che hanno acceso i riflettori ancora di più sulle donne che lavorano, sulle donne che purtroppo si trovano di fronte ad un infortunio, su come tutelare queste donne. Vediamo. Monica, Manuela, donne diverse, storie diverse, facce differenti di una stessa medaglia. Quella degli incidenti sul lavoro che hanno segnato in modo diverso le vite di entrambe. Il mio infortunio è successo nel lontano 95 con un grave infortunio e amputazione della mano destra. Il mio svolgimento lavorativo era preparare il pronto a cuoci, per cui il mio danno l'ha creato un tritacarne senza la sicurezza. E da lì in poi purtroppo la mia vita è cambiata. E la causa penale è durata 10 anni. E mi si è conclusa col fatto non sussiste, mentre la causa civile l'ho vinta, però purtroppo il datore di lavoro è sparito, per cui non posso notificargli assolutamente nulla, per cui oltre il danno anche la beffa. Il 9 aprile 2003 moriva il mio convivente in seguito a un infortunio sul lavoro. Io sono rimasta da sola con un bambino che aveva 18 mesi allora, ora ha 8 anni e mezzo, e il bambino è stato tutelato per quel che riguarda sia l'aspetto INPS che INAIL, mentre io come convivente non ho avuto alcuna tutela. Questo perché la giurisprudenza non riconosce assolutamente il convivente, quindi la convivenza di fatto. La mancanza di tutela per i conviventi delle vittime del lavoro, il difficile recupero dell'autostima per ricostruire una serena vita affettiva, familiare e sociale dopo l'invalidità, le incognite per il reinserimento nel mondo del lavoro, la copertura limitata agli incidenti più gravi tra le mura domestiche. Sono solo alcuni dei problemi che riguardano le donne costrette a fare i conti con gli infortuni sul lavoro. Noi dobbiamo dare questa valenza come sostegno psicologico, con una vicinanza, con norme che devono cambiare. Noi abbiamo un testo unico dal 65 che non riconosce alle vedove, i conviventi, nulla. Noi dobbiamo cercare di portare avanti queste istanze per sostenere queste persone. Il riferimento lavorativo è l'altra parte fondamentale, e il sostegno quando succede psicologico l'incidente alla persona, alla donna, donna madre, donna lavoratrice, in cui la famiglia viene coinvolta sicuramente. Nel 2008 sono state oltre 250.000 le lavoratrici colpite da infortuni, su un totale di oltre 875.000 incidenti in Italia. 87 i casi mortali, di cui ben 74 si sono verificati nel mondo dell'industria e dei servizi, settore in cui è maggiormente concentrata l'occupazione femminile. 87 vite, che la fredda regola dei numeri registra come una minoranza nel computo complessivo delle morti bianche, che nel 2008 in Italia sono state 1.120. Forse per questo degli infortuni femminili si parla meno. Sono sempre e comunque oltre 90 morti all'anno, e quindi comunque tante. Devo dire che si parla meno, perché certamente le donne si fanno meno male degli uomini, soprattutto nei mestieri pericolosi, quelli che vedono a rischio molto di più gli uomini. Le donne si fanno male in itinere circa 3 volte più degli uomini. Questo è un dato che deve far molto riflettere, molto. Abbassare la soglia di copertura per le invalidità permanenti, oggi fissata al 27%. Estendere la copertura alle invalidità temporanee e allargarla agli incidenti domestici, anche per le donne che hanno un'occupazione. Fornire una maggiore formazione alle casalinghe. Sono gli obiettivi di una proposta di legge che l'INAIL presenterà al governo. Un passo verso una maggiore tutela che le donne vedono spesso negata. E intanto si lavora sulla prevenzione e sulla formazione per ridurre il numero degli incidenti e delle vittime e per sensibilizzare. L'ultima campagna ha scelto la musica come linguaggio di comunicazione sui problemi della sicurezza sul lavoro. Note scordate, l'iniziativa lanciata dall'INAIL e dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro. Abbiamo lavorato un anno, sono arrivate parecchie canzoni molto interessanti, e ne abbiamo selezionate 20 e le abbiamo ascoltate in un concerto dedicato proprio a questo tema e a queste canzoni pervenute, e ne abbiamo premiate alcune che si sono distinte per la forza comunicativa contenuta appunto nel messaggio della stessa canzone, del testo, della musica, dell'interpretazione, in tutto quello che può essere utile, come dicevo, alla causa.